Questa lente è pazzesca. Vogliamo insieme un attimo? Dai. Bentornati o benvenuti. Nero di Venere Channel. Parliamo del Sigma 7200 F28 Sport. Allora, Sport è la categoria di Sigma che ha deciso di relegare come premium quality, come la Sigma Art, però dedicata allo sport. Io ho avuto l'opportunità di provare questa lente domenica scorsa perché avevo l'accredito per la partita di pallavolo della UIBA Volley Booster Sizio, che ringrazio sempre che mi concedono di essere presente ai loro match, e devo dire che mi ha impressionato ma molto più di quanto pensassi, nel senso che io ho sempre scattato con una Fuji che non era da sport, perché era la XT4 con un 50-140, l'equivalente del 70-200, e le impostazioni che avevo comunque mi rilasciavano un file che era un pochino scuro. Io sono rimasto impressionato prima di tutto dalla chiarezza e dalla nitidezza di questo obiettivo a parità di settaggi della macchina. Però non è vero che sono a parità di settaggi, perché io con la Sony ho potuto pompargli un po' di più, nel senso che anziché essere costretto a scattare a 2.8, per esempio, ho chiuso a 3.2-3.6, e anziché scattare un 8 centesimo ho provato a scattare anche a un millesimo, tenendo l'ISO 3.200, perché logicamente un sensore pieno ne regge meglio. Vi farò vedere una carrellata di immagini, perché mi sono infilato la mia adoratissima Insta360 qua, e ho registrato alcune ispezioni di partita, da cui poi estrarrò il fotogramma che vede già qualcuno, lo state vedendo qua che passa, ma avevo già fatto questa recensione in inglese, la passo anche di lì. I settaggi che ho usato, allora, per la fotocamera ve li ho già detti, quindi un 800esimo, un millesimo, meglio un millesimo, se la luce lo permette, frizzate un po' meglio la scena. La cosa difficile della palla a volo è, scusate, quindi un 800esimo, un millesimo, poi F28, 32, 36, se potete anche 4, cioè più chiudete e più la profondità di campo aumenta. Logicamente siete in un palazzetto dove la luce è quella che è, a volte c'è da arrendersi al fatto che c'è da spalancare un pochino di più o da giocare coi tempi senza demolire le ISO. Chiaramente ho scattato direttamente in JPEG, perché sennò mi si flippa una scheda nel giro di un set, e oltretutto la Sony con il RAW non compresso non è che abbia una raffica stratosferica, anzi già questa non è da sport, però diciamo che per ora 10 frame al secondo mi stanno bastando. Ora, lo sport non è veloce per esempio come può essere il basket o il football americano. Adesso io non ho mai scattato basket, ma immagino che sia decisamente più veloce. Fortunatamente conosco un po' le dinamiche della pallavolo, quindi la cosa difficile è stata che premessa, sono tornato a casa con 1600 foto e probabilmente ne ho buttate via una cinquantina, ma facciamo anche 100, per dire. Però è stata colpa mia, nel senso che la lente e la macchina non avrebbero ciccato neanche una foto. La cosa difficile della pallavolo è che quando la difesa riceve la battuta avversaria e la mette sulla testa della palleggiatrice, la palleggiatrice deve decidere in una frazione di secondo se lasciarla al centro per l'attacco delle centrali 7, 5, fast, quello che è il primo tempo, quello che è, o se passarla alla schiacciatrice o all'opposto. Se io sono alle spalle, quindi dietro il lato corto del campo da volley, e ho la rete lì, logicamente se lei me la manda o a destra o a sinistra, io devo rapidamente spostarmi e tracciare il soggetto o agganciarlo. Vi dico questo perché nelle situazioni in cui ho deciso di seguire una giocatrice specifica, che per esempio la palleggiatrice, so che la palla arriva a lei, quindi al momento dell'alzata, nel momento in cui la traccio lì non ho ciccato, non ho sbagliato, non mi ha mandato fuori fuoco nemmeno mezzo fotogramma. Lo stesso per se decido di seguire, che ne so, il libero o una delle
altre due ragazze in ricezione. Adesso sto facendo molto lunga, non è che vorrei fare una lezione di pallavolo, però per farvi capire le dinamiche di gioco se le conosci un po', insomma, diciamo che vi dico questo perché io ho sbagliato un centinaio di foto, o meglio sono arrivato a casa con un centinaio di foto fuori fuoco. Non è colpa né della macchina né dell'obiettivo, ma è colpa del fatto che non mi sono spostato abbastanza in fretta da agganciare la giocatrice che stava schiacciando. I settaggi della macchina ve l'ho detti. Allora, questo obiettivo mi permette di fare una cosa, ecco, puntualmente l'ho messo, diciamo così. Bellissima questa cosa che quando giri l'anello hai i clac ogni 90 gradi, perché se per caso usi un monopiede, cosa che probabilmente farò la prossima volta, mi ha sfondato il braccio, pesa l'ira di Dio sto obiettivo qui, o meglio rispetto al 50-140 da Fuji. Allora, ho tenuto logicamente autofocus, ho messo come range di, adesso da lì non lo vedete ma ve lo dico io, per favore fidatevi, come range di distanza da 3 metri a infinito, anche perché io sono a 3-4 metri dal campo, quindi la prima giocatrice ce l'ho a 5-6 metri e l'ultima è più o meno a 7-8-9 metri. Come stabilizzazione l'ho lasciata su 1, non ho provato la 2 perché mi sono dimenticato, ma la 1 è oggettivamente già quella, diciamo, standard. La 2, se non ho capito male, serve a fare del panning, cioè, e potrebbe essere interessante in pallavolo, perché nel momento in cui tu decidi di tracciare una giocatrice prima che salta, se tu le fai un panning dietro hai tutta la il background che magari è, non lo so, non ho provato, proverò sabato o domenica la prossima partita che vado a vedere. Credo di aver parlato anche fin troppo, penso che le immagini possano parlare più di me. C'è una cosa però che voglio dirvi che mi è piaciuta molto: questa ottica rispetto ai classici 70-200 non ha lo zoom in mezzo, questa ghiera qui in mezzo serve per la messa a fuoco, la ghiera della distanza focale è esattamente qua, quindi è avanti. Mi è piaciuto molto perché per me, almeno questa è un personalissima opinione, c'è gente che ha storto un po' il naso per questa cosa qui, al di là del doverti abituare un attimo, al di là del fatto che l'ottica è praticamente nuova e quindi ancora un po' durina, tenendo la macchina in mano e avendo la distanza focale qua in fondo, io mi sono trovato un pelino più stabile, anche perché spostando questo affare qui, se non avete il monopiede, non incorrete nel rischio di toccare una delle altre ghiere e quindi di spostare per esempio le aperture, cosa che con la, per esempio, con 50-140 ogni tanto mi capitava. Avendo la ghiera delle aperture del diaframma vicino a quella della distanza focale, mi capitava che col ditino è un attimo che giri. E adesso questo, tra l'altro, l'ho lasciato in A e ha una cosa molto bella che lo puoi loccare, quindi non lo muovi più e le aperture te le scegli da macchina, così ti togli del tutto il dubbio di eventualmente spostare questa ghiera di diaframmi. Penso di avervi detto tutto, ho anche parlato più del previsto, lascio parlare le immagini e le fotografie. Per qualunque commento o qualunque dubbio o confronto sono qui. Vi ringrazio ancora, ci vediamo presto, ciao!